Listen. Bella ragazzi, io sono Marco, ho 16 anni e sono uno speaker di Radio Immaginaria. Radio Immaginaria è un network europeo di adolescenti dagli 11 ai 17 anni e noi siamo nati in questa grandissima metropoli chiamata Castelguelfo di Bologna, tra 4.000 abitanti, un cimitero e un bar. Con il passare degli anni però ci siamo espansi, infatti oggi siamo più di 300 speaker, tutti adolescenti, e abbiamo redazioni che vanno da nord in provincia di Varese fino in Sicilia, a Partenico in provincia di Palermo. E oltre all'italiano trasmettiamo anche in altre 4 lingue. On va écouter un nuovo episodio della Radio Immaginaria tous les mêmes. Ecco, durante tutto l'anno noi partecipiamo a degli eventi come Sanremo, Giffoni, ma durante tutto l'anno noi aspettiamo solo un evento che è Team Parade. Team Parade è il lavoro spiegato da noi adolescenti. E in questo evento noi invitiamo youtuber, cantanti, artisti, comunque imprenditori che sono riusciti a fare della loro passione un lavoro e che quindi loro il lavoro ce lo sanno spiegare bene. Ciao raga, io sono Mattia e vi volevo dire che a noi ragazzi di Radio Immaginaria piace un sacco la musica e quindi ne facciamo passare un sacco. E abbiamo fatto questo progetto che si chiama 80-20, che è un 80% di musica di ragazzi che vogliono sfondare nel mondo della musica, ma cioè che ci stanno provando, e un 20% di musica commerciale. Inoltre vi volevo anche dire che siamo usciti dai social, perché comunque quello che noi mettevamo sui social non era più di nostra proprietà, e visto che noi ci teniamo tantissimo, che lavoriamo tanto tanto tanto, volevamo che restasse nostro. Allora, Radio Immaginaria è anche un'associazione e praticamente noi ci sosteniamo con le quote associative di tutti i soci, poi con le convenzioni dei comuni, il 5 per 1000, i contributi per esempio della regione Emilia-Romagna, e poi abbiamo degli enti privati che ci sostengono come Fondazione del Monte di Bologna-Ravenna, Smemoranda, Confindustria Emilia e Marchesini Group, per fare degli esempi, e poi abbiamo delle partnership con altri media, tra cui Zelig TV, Radio 24 e la RAI. Speaking Game. Cosa vorremmo che fosse Radio Immaginaria nel futuro? Beh, innanzitutto vorremmo che ci fosse un'antenna su ogni pianerottolo e che ogni adolescente come noi potesse esprimere la propria opinione. Poi ci piacerebbe anche che Radio Immaginaria diventasse un media autorevole che rappresenti la nostra generazione. Se voi che ci state ascoltando volete far parte di Radio Immaginaria, dovete avere un solo requisito fondamentale: avere dagli 11 ai 17 anni. Hello everybody, welcome back to our new episode. Anche se la camera è tutta da mettere a posto e i libri ti aspettano, questo è il momento per ascoltare Radio Immaginaria. La musica sempre più in alto andrà, come no, perché lei racconta la realtà. E se pensa quante volte mi ha aiutato ad esprimere ciò che avevo dentro, anche se non aveva un senso in quel momento, ha quanta voglia di vivere e di non restare spento. E mando questo mio messaggio con il vento e penso ad ogni posto in cui sono stato. Qualcuno con le note o le parole mi ha ispirato, dall'Appennino dove sono nato.